Siamo a Napoli, città libro, con Serena Venditto, editor della casa editrice Homo Scrivens. Come sta andando questa manifestazione al secondo giorno? C'è via vai di pubblico? C'è interesse? Sì, devo dire la verità, questo festival, questa fiera ci sta dando già grandi soddisfazioni. L'organizzazione, la location sono veramente impeccabili e c'è anche una discreta risposta di pubblico, insomma, sta andando bene. Ovviamente, insomma, sabato e domenica poi saranno le giornate clou della manifestazione, quindi speriamo bene. Comunque il lavoro fatto finora dagli organizzatori è veramente impeccabile. Infatti colgo l'occasione per ringraziare Alessandro Polidoro che insomma, veramente si è occupato di tutto. Questa manifestazione ed è stato veramente impeccabile. Sei editor, abbiamo detto, ma sei anche scrittrice. Sì. Mi incuriosisce questo connubio, perché in effetti quando un autore scrive solitamente poi c'è chi si occupa del lavoro. Quando invece a scrivere è chi già si occupa di quel lavoro? Come funziona il meccanismo? Come si procede? Sono curiosa. Allora, io pubblico con Mondadori, sono nata letterariamente in Homo Scrivens, nel senso i primi romanzi e tuttora con l'Apo. Sono nata in Homo Scrivens, poi sono passata a Mondadori dove appunto pubblico la mia serie di gialli con la collana in giallo Mondadori. Quindi da un lato c'è il mio percorso di scrittrice che però mi aiuta anche nelle fasi di editing, perché ovviamente l'editor chi è, cosa fa? È quello che prende un testo e trova tutte le potenzialità del romanzo, potenzialità che magari l'autore non è talmente addentro al testo che non riesce più a vedere. Quando si scrive ci si innamora di frasi, ci si innamora di passaggi e anche di singole parole, e una volta che l'hai scritto tu non lo vedi più, lo tieni come per te intoccabile. Invece l'editor è quella persona che ti fa aprire gli occhi e con uno sguardo pulito, vergine sulla materia ti dice guarda, non è quello ovviamente che scrive al posto dell'autore, è quello che dice guarda questo passaggio lo devi sviluppare di più, questo personaggio è un po' scarno, questo altro personaggio forse dovrebbe fare, trova tutte quelle cose che sono già nel romanzo ma che l'autore non ha espresso nel migliore dei modi. Conferisce più spessori a qualcosa che esatto. Ce l'ha in partenza ma non è stato manifestato nella sua pienezza. I gialli. Sì. Ultimamente il pubblico gradisce tantissimo. Che spiegazione ti sei data di questa attenzione? C'è chi dice perché il giallo oggi è cambiato, ma secondo me è sempre stato un po' così. Apre uno squarcio su fatti sociali. Non è si solo dice che il giallo è il nuovo romanzo sociale, una cosa che si sente. Tu pensi che a sia tutte così? Le presentazioni? Un po' sicuramente sì. Un po' finalmente noi ci stiamo riallineando ad altri paesi europei dopo che per i vent'anni del fascismo hanno di fatto bloccato la crescita del giallo italiano, che è rinato veramente negli anni 70 con Veraldi che noi abbiamo ripubblicato. Sono molto contenta. La nostra casa editrice, noi abbiamo una collana dedicata al giallo che è Gatti Neri e Vicoli Bui, poi noi abbiamo ripubblicato Veraldi. Sì. E il giallo sta vivendo una nuova vita, oggi presentiamolo, voglio sottolineare storia del giallo a Napoli da Mastriani è considerato l'autore del primo giallo, anni prima di Poe, anni prima di Conan Doyle, anni prima di Wilkie Collins, c'era in luce quella che era la struttura del crime. E secondo me semplicemente ci stiamo riprendendo una tradizione, e a Napoli in particolare, soprattutto dopo diciamo l'avvio che ha dato Maurizio De Giovanni, ovviamente noi stiamo... Hai detto una cosa molto interessante, perché effettivamente chi ama il giallo, io sono una di quelle, non conosce forse quello che c'era prima, conosce da un certo momento in poi, e quindi il vostro lavoro come casa editrice, quella di inverdire, anche se non è il termine esatto, autori e già insomma precedenti, sicuramente ha una funzione molto importante, anche conoscitiva a prescindere. Noi abbiamo anche iniziato la nostra collana di gialli con Maurizio, il primo che ha dato il... Noi non avevamo mai avuto
una collana di genere, perché noi nella nostra collana generalista, che è Direzioni Immaginarie, e prima ancora Dieci, abbiamo sempre pubblicato romanzi indipendentemente dal genere letterario. Penso di essere l'unica casa editrice italiana che pubblica la fantascienza nella generalista, il fantasy nella generalista, ma saghe familiari, romanzi storici. Cioè, certo, in effetti un buon libro. Non ci siamo mai posti il problema del genere. Abbiamo dedicato una collana al giallo per, anche un po' per orientare il lettore, perché ovviamente il giallo è forse il genere letterario più codificato, più che alle regole più rigide se vogliamo, e poi perché ormai avevamo una tale produzione gialla che era secondo noi giusto, esatto, secondo noi il direttore editoriale Aldo Putignano ha ritenuto, tra l'altro nei 10 anni della casa editrice 2 anni fa, ha ritenuto di dare una svolta, quindi di chiudere determinate collane e di aprire una nuova collana soltanto dedicata a questo genere letterario così fortunato in questo momento. Grazie e buon lavoro.